Allora, ciao Finco di Zombie, intanto grazie. Si è abbonato a Prime per 2 mesi. Thank you very much. Oh, guarda, ho preso dentro... Oh, ragazzi, prima ho preso dentro il muro. Cazzo, se... Ho preso il bianco del muro qua. Ce ne frega. Allora, facciamo una cosa. Andiamo al dunque. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, cazzi suoi. Così impara. Scherzo. A mettersi le notifiche nel telefono. Ciao 8090. Oggi è uscita una cosa speciale per me. Una cosa veramente speciale. Una cosa, grande Thomas. Oggi è uscita una cosa veramente speciale. Alzi la mano chi l'ha vista già su Instagram, nelle stories. Ma non solo. Alzi la mano. Allora, ieri ho avuto la fortuna di vedere Flash Contagion in anteprima e sono contento. Poi ve ne parlerò, lo prometto. Perché poi nei titoli di coda ho visto che negli special thanks sono ringraziati anche, insomma, non aprite questo blog, è ringraziato. È la prima volta che finiscono i ringraziamenti di un film e mi fa molto piacere, sono contento. Diciamo, sono nel mio piccolo nella storia del cinema. Adesso non esageriamo. Comunque, chi mi segue sa che ho realizzato un piccolo extra che trovate nel Blu-ray DVD di Flash Contagion. E quindi quando comprerete l'edizione a un video potrete godere del mio extra e anche del film. E c'è anche un altro extra. Però è un'altra cosa che non so bene spiegarvi, quindi non mi azzardo. Chissà perché siamo qua. Comunque il film il 18 è disponibile su Vimeo in noleggio a 3,99, quindi potrete vederlo in anteprima. Io so che starà su solo 2 giorni, 48 ore. Una volta comprato il film avete 24 ore per vederlo. Poi dovrete aspettare un video per forza. Quindi, se siete curiosi, vi piace il cinema indipendente, vi piace dare retta al Gonz, io vi dico noleggiatelo. Poi vi dirò in una live speciale che si chiamerà Speciale Flash Contagion. Vi dirò cosa ne penso. E magari ci sarà anche qualcuno con me, qualche contagiato. Interessante, interessante. Ma vedete come sono come un giocatore di poker. Non vi dico un cazzo. Comunque, cari miei amici, chi è che sa perché siamo qua? Ha alzato la mano, dai, dai, 8090 lo sa perché ha visto qualcosa su... Beh, sì, lo sa, l'ho scritto nel titolo, ma quanto sono scemo. Comunque, va bene, dai. Vedete qua, vedete questa scatola? C'è... Non notate che c'è un logo particolare? Guardate, c'è un logo qua. Yo! C'è un logo. E c'è anche un cappello sopra. Non so se farvi vedere le stories. No, guardatevi le stories da soli, perché ho fatto delle stories che presentano... Lasciamo perdere quell'argomento, non voglio inquinare questa bella live con un altro tipo di realtà ben più scadente. Cioè, no, comunque questa sia scadente. Anzi, allora, basta ciance, vi dico tutta la verità, nient'altro che la verità. Ho fatto la linea, ma non è una linea... Bravi che avete visto le stories, dai. Ammettete che fanno ridere, che sono fatte bene, perché mi ci sono messo di impegno a creare questo storytelling. E li avete già visti. Ok, li vediamo insieme. Anche perché io li ho ricevuti, ho aperto il pacco solo per sapere se c'era tutto. Ma
Non so, non le ho guardati bene nel dettaglio, aspettavo questa live. Ho fatto un progetto creativo, non è solo un merch, non è solo una questione di fare un merch che uno ci guadagna, anche perché l'intento non è guadagnarci, perché comunque non credo che venderemo centinaia di migliaia di cose, però l'intento era fare un progetto artistico, creativo, no? Quindi creare una grafica, una comunicazione, un qualcosa che rappresentasse non aprite questo blog e i suoi follower seguaci. La cosa figa è che quest'idea nasce dalla commistione tra me, chiaramente, e Mirko di Tabù, che trovate sul sito I Love Tabù. Mirko di Tabù è anche un follower di Non Aprite Questo Blog. Lui seguiva le mie live già da tempo con un suo account dedicato all'horror che si chiama Le Gran Guignol. E me lo ricordo quando facevo tante live notturne, collegarsi sempre. Insomma, è sempre stato un grande estimatore del mio lavoro. Ci siamo conosciuti, ci siamo voluti bene. Ed è nata questa cosa fantastica perché lui, avendo un marchio di abbigliamento che si chiama Tabù, ci è venuta voglia di fare questa cosa insieme. Quindi è molto rappresentativo di come io vedo il mondo delle collaborazioni, cioè le collaborazioni non fatte per fare più follower, per fare più views, ma fatte per fare una cosa figa. Io credo che insieme abbiamo fatto una cosa figa. Tutto nasce dalla mia intuizione, diciamo, di creare questa sorta di gioco, di ironia dei congiuriani per rappresentare tutto ciò che è il fan dell'horror che io non approvo, che noi non approviamo, insomma, anche voi che sposate questa causa. E poi lo spieghiamo, lo raccontiamo in varie live, in varie situazioni. Alla fine l'abbiamo concretizzato in una grafica che ha realizzato Mirko, in un modo sublime. Ci abbiamo pensato, abbiamo fatto un po' di brainstorming, tutto molto velocemente, e abbiamo realizzato, grande watch film, abbiamo realizzato questa grafica e questo claim che è bellissimo. Quindi io faccio i complimenti a Mirko, a cui ho già detto in privato che mi ha regalato una gioia incredibile facendo questa grafica e riuscendo a esprimere così bene il concetto di congiuriano e anticongiuriano. E se la volete comprare, compratela, se non la volete comprare, però cioè, e l'apprezzate. Perché magari apprezzate la grafica, almeno ricondividetela e fatemi sapere, fate sapere a me e a Mirko e a Tabù che vi piace. Poi non siete necessariamente costretti a comprare questo merch, però veramente ci teniamo perché la cosa più importante è il progetto creativo che c'è dietro, cioè l'idea, la voglia di rappresentare un movimento che è quello che ruota intorno a Non Aprite Questo Blog. Tabù è un brand che ha un'ironia pazzesca. Vi avevo già fatto vedere delle maglie che loro fanno, che io stimo tantissimo. Mi piace come ragionano, mi piace come fanno creatività. E quindi siamo qua per vedere queste cazzo di magliette. Magliette non solo. Titolo da live mi trippa parecchio. Esatto. E quindi guardatevi comunque le stories su Instagram, perché lì ci ho messo un po' di fatica a farle. Ho fatto anche un post. I prezzi sono su. Ciao Claudietto. No, Claudiettono. I prezzi li trovi sul sito. Insomma, non è. Non, io non voglio imporvi niente, però se sposate la causa, quindi vi piace la grafica, vi piace il concetto, vi piace Non Aprite Questo Blog, vi sta simpatico il brand Tabù, condividete questa grafica, ma non tanto perché così si vendono più magliette, perché tanto ragazzi, non è che. Cioè, non è che si diventa ricchi, ok? È una cosa che è fatta veramente per il gusto di fare qualcosa di figo e che rimarrà lì e potrà essere comprata. Se andrà bene, vi prometto
Vi prometto che se andrà bene, e penso di poterlo dire anche da parte della Tabù, andremo avanti a fare cose sempre più fighe, magari in limited edition, e magari non solo questo tipo di merch, ma anche altre cose. Intanto andiamo a vedere le cose che mi sono state mandate di campione, insomma, La prima di tutte è una rappresentativa del mio progetto, della mia figura, della mia immagine, è il cappellino. E il cappellino che, come potete vedere, è brandizzato The Congiuriano is not my friend. Aspetta che... Ditemi se si vede, da una parte c'è il logo Tabù e dall'altra c'è il logo NAQB. Cioè, ragazzi, ma che bomba è? Scusate, io quando sono davanti alla webcam non riesco mai a mettere il cappellino nel verso giusto. Ah, grande, ciao Claudio, grande, grande Claudio. Eh sì, perché poi con i nickname non è sempre facile. Capirsi e riconoscerci. Ok, questo è il cappellino. Poi c'è la t-shirt. La t-shirt. Tanto questo dove lo metto? Boh, appoggio qua per terra. Ora non è che mi vedrete sempre con tutto brandizzato, ragazzi, perché io non voglio inflazionare questa grafica. Voglio che la usino tanto gli altri. Esatto, bravo, bravo Davide. È proprio l'iniziativa che conta. Cioè, proprio. Intanto qua c'ho ancora. Voi potete toglierlo, se volete toglierlo, potete toglierlo il cartellino. Adesso non ho portato nessuna forbice per tagliarlo. Grazie comunque a Fincogli Zombie che si è abbonato nuovamente con Prime. Sapete che se vi abbonate con Prime non pagate nulla. Potete fare tante cose. Ragazzi, che figata. Con Giuliano is not my friend. Adesso io ve la leggo col mio inglese maccherono. Non so come dirlo. Cazzo, che babbo. Scusate, mi rimetto. No, non ho niente per staccare questo, quindi mi rimetto un attimo l'altro cappello, perché sennò sembro uno col codino. Sembro Palacio. Adesso questo qua. Anzi, questo qua lo metto qua. Così che si possa vedere anche in live. Vabbè, poi dopo vediamo tutto. Intanto la frase bomba, infatti, sapevo vi sarebbe piaciuto. Mamma mia, ragazzi, l'emozione è veramente tanta, è veramente tanta. Oh. Don't you dare enter this blog because... E qua, vabbè, il mio inglese è quello che è. The Conjurer is not my friend. Quindi non entrate... Sì, non entrate in questo blog, praticamente. Se state alla larga, insomma, se siete congiuriani. Perché il congiuriano non è mio amico. Fantastica. Scusatemi la qualità della webcam, poi farò delle foto per Instagram in modo che si veda meglio. Bah, sono così belle veramente che io ho cappellino, maglietta e poi vi faccio vedere l'ultima cosa che è la felpa, li terrei in una bacheca. È bello, cazzo, mi sembra concretizzarsi di un progetto, di un modo di pensare l'horror, di pensare, di agire. Cotone 0%, è tutto alluminio. Scusa, vediamo cotone. Non lo so, cotone. Io non è che sia proprio un esperto di maglie. Mi sembra una maglia normalissima. Cioè, non quelle dei concerti, però. Non quelle che trovi ai concerti con scritto Dolce Gabbinetti, non sai quelle farlocche. C'ha la sua etichetta, scusate, c'ha la sua etichetta Tabù. Ecco, se questo progetto avrà successo, gli chiederò a Tabù di fare anche l'etichetta Tabù NQB, che fa molto chic. Ma veniamo
Purtroppo qua non ho, la metto così anche se non si vede. Non si vede, vediamo se faccio così. Mi devo far vedere la finezza della scatola con il logo. E qua tabù, e qua NFB. Bellissima idea. Ma sono benedette con l'acqua santa per tenere lontani gli spiriti maledetti? No, anzi, sono benedette con l'acqua di fogna non lo so, per tenere lontani. No, sono benedette col sapone per tenere lontani i fanciulliani. No, che bello. E poi la felpa. Oh, che bello, ragazzi, che bello. Non vedo l'ora di metterla. Che ha la scritta sul cuore, perché NAQB è sul cuore, quindi Congiuriamo non è mio amico. E dietro la grafica riproposta. Scusate, qua la distanza. Mamma mia, quanto è figa tutta sta cosa. Grande Iron Fist. Stiamo facendo vedere le maglie che sono appena uscite, il merch di Non Aprite Questo Blog. Ma cazzo, ma veramente oggi riuscire a inquadrare The Conjuring is not my friend. E insomma, raga, che dire? Lo butto là. Quando batto le mani, secondo me mi parte un timpano. Comunque, dai, oh, mamma mia, che fatica, raga, che fatica. Che dire? Sono veramente molto contento. Potete trovare le magliette. Grande, grande, guarda. Faccio, per chi è arrivato dopo, vi faccio vedere il cappellino che, come dicevo, non lo tengo su perché c'ho l'etichetta qua che mi vola. Comunque c'è il cappellino. Conjurano is not my friend, che ha logo tabù e logo NAQB. Fighissimo, raga, veramente figo. Tanta roba. Scusate la testa rasata. Si comprano sul sito Tabù, Tabù con due O. Sì, si comprano sul sito Tabù. Raga, che bello, che bello, che bello. Allora, faccio una promessa. Se voi comprate la maglietta, se condividete il post con la maglietta, che c'è anche il post su Instagram o su Facebook, io comunque vi ricambio la condivisione sulle stories ringraziandovi. Se invece comprate la maglietta e mi fate una foto, io vi faccio un ringraziamento video su Instagram. Quindi vi cito nome e cognome. No, nome e cognome no, però codice fiscale sì. Scherzo. Così per fare qualcosa per ringraziarvi, ma non per i soldi, per la vendita, perché ah sì, che bello, mi avete comprato una maglietta. Ma voi potete immaginare quanto si guadagna da queste cose? Non si... Cioè, anche chi, per esempio, ve lo dico sempre, chi fa le etichette, che fa i film, non è che diventano ricchi, le fanno perché gli piace quel film, perché vogliono diffonderlo. Cioè, poi è chiaro che magari in cuor loro sperano che un giorno le cose vadano bene e poter aprire una società che fa film, però tante volte non è così. Allo stesso modo anche io voglio fare una cosa perché penso che sia figa, diffondere il verbo, diffondere come Gesù. Minchia, quanto sto diventando megalomane in un modo pazzesco, ragazzi. Sto diventando megalomane. Megagagalolomen, così facevano. Il più famoso degli eroi super megaloman. Ecco, megaloman sono io, perché ormai mi sono convinto pure di essere Gesù Christ. No, scherzo. L'umiltà ce l'ho, chi mi conosce lo sa. È che davanti alla telecamera faccio un po' lo scemo. Raga, che bello, che bello, che bello. Ecco, infatti Class Santa, la mia adorata Class Santa, ha già ricondiviso la stories, ragazzi. Bisogna pompare. Ma non tanto per vendere le magliette, ve l'ho detto, pompiamo il concetto, perché io e Mirko abbiamo voluto fare questa cosa per proprio promuovere questa mentalità in cui ci riconosciamo.
E lo stesso Mirko mi ha detto: "Ah, ma cavolo, io capisco benissimo il tuo concetto di congiuriano. A me piacciono i primi due dei congiuri, ma gli altri fanno schifo. Ho capito cosa intendi." Quindi l'ha capito, lo capiscono solo i non congiuriani, quindi gli anticongiuriani. Gli altri che non lo capiscono sono congiuriani, fondamentalmente. Io. Comunque, se volete, vi faccio vedere la stories che ho fatto. Ho fatto la stories, così ve le faccio vedere anche. Vediamo se riesco. Ho fatto una bella stories proprio. Vediamo. Ma non riuscirò mai proprio a fare. Già non riesco a far vedere. Comunque. No, infatti non si vede tanto. Op, vedi? Con Giuliano sono tutto fatto a slide. Oh. Poi ci sono le magliette. Tac. Potete ricondividere anche solo una pagina. Vabbè, questo è l'ultimo. Figo, figo. Sono molto contento di questa iniziativa. E basta, dai, basta. Comunque. Figo, 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 figo. Ne riparleremo. Eccetera, poi come ho detto, non è che mi vedrete sempre quando indosso queste magliette qua perché non le voglio inflazionare. Cioè, voglio che le mettiate voi se avete voglia di acquistarle. Allora, ditemi qualcosa anche voi, dai, su. Fantastico, sono contento. Non vedo l'ora di togliere queste orrende decorazioni natalizie che ci ho attaccato alla porta, che veramente, cioè, sono. Vabbè, a mio figlio piacciono, quindi me ne sto zitto. Stiamocene zitti, va. Io. Quindi non. Cazzo ne so, non so neanche cosa volevo dirvi. Parliamo un po' dei progetti futuri. Allora, sto scrivendo. Così stiamo anche un po' in live. In più, non parliamo solo delle t-shirt. Se le volete rivedere, fatemelo sapere, faccio veloce. Sta per uscire la recensione di Dead Inferno, che è un film di zombie interessante, pubblicato dalla Tetro Video, una delle prime pubblicazioni della Tetro Video. Poi inizia, adesso vi dico meglio, inizia il Be Afraid Horror Fest, che è un festival che di solito si tiene a Gorizia, ma con il problema del Covid non si tiene da nessuna parte, bisogna farlo per forza online. Fortunatamente si sono appoggiati alla piattaforma MyMovies, bisogna veramente fare un elogio a questa piattaforma perché l'abbiamo provata già in un altro festival, si vede bene. Ci sono, è dal 18 al 23 dicembre, 14 film, 37 cortometraggi, 6 giorni di puro terrore, rigorosamente in anteprima nazionale. Tutta roba che qua non è mai stata vista, mi sembra un'ottima cosa. Per vedere questi film, il biglietto è di 9 euro e qualcosa. Veramente una sciocchezza se pensate che i film sono 14, di cui veramente tanti sono interessanti, perché io ho guardato tutti i casi e sono veramente interessanti. Questa volta voglio anche cercare di guardare più cortometraggi perché in altri festival li ho snobbati. Insomma, guardatelo. Non è detto che farò la solita live dedicata al festival, non voglio far promesse, ma lo spero. Cioè, spero di poter fare anche per Biafred una live dedicata, dove parlo di tutti i film che ho visto, perché poi alla fine è un'occasione molto interessante, cioè per parlare di film che sono inediti e vedi in anteprima, quindi poter dare la mia opinione in anteprima è veramente una bella opportunità. Ma perché si spegne? Ah, forse scarica sta luce. Ah, carichiamo la luce allora. E luce fu. Qua c'è il suo buchetto dietro, chiamiamolo. Sono sul sito Trabù, ma non le trovo. E allora,
Ah, ok, scusa, Intanto io ho fatto la cosa più sciocca che si potesse fare, cioè quella di non condividere il link. Un attimo, eh. Ho fatto la cosa più sciocca che si potesse fare, cioè non condividervi il link, ma ve lo metto qua in chat. Allora, merch NAQB. Ma perché non scrive in maiuscolo? Allora lo scrivo così. Merch NAQB. Ve l'ho messo in chat. Questo è uno short link che ho creato io, per rendere più facile, diciamo, le operazioni. Che bello, non ho ancora guardato il mio post su Instagram. Bello, bello. Mamma, che bello, è bellissimo. Ah, che bello che è, che bello. Che bello. Vorrei tanto riuscire a farvelo vedere, ma... Quindi, entro fine... Allora, siamo... Cavolo, siamo al 12. Entro fine anno ci usciranno un sacco di cose, le recensioni scritte. Probabilmente faremo la live dedicata al Be Afraid Horror Fest. Devo realizzare un video con i migliori, tre migliori film horror usciti nel 2020, anche se non li ho visti tutti, ma non credo che quelli che... Ma poi non è uscito quasi un cazzo, cioè, cos'è uscito? Cioè, tante cose sono state rimandate, doveva essere un anno molto ricco di uscite, poi con questo problema è diventato l'anno peggiore possibile. Però un video lo farò, un video con i migliori, e anche se magari qualcosa mi manca. Che vi devo dire? Non posso certo andare a comprarmi tutti i film così, insomma. Cioè, se un film è brutto, per esempio, mettiamo che The Grudge mi ha detto che non è neanche male, questo nuovo reboot o remake. Però sai, andarmelo a comprare a 19 euro il Blu-ray, quando tra un po' lo trovo a 3 euro, cioè, sul mercatino, oppure lo trovo usato a 5. Scusate, oppure lo trovo su Amazon a 5. Sinceramente, per fare la corsa alle recensioni direi di no. Quando questa attività invece mi procurerà tante entrate, allora magari sì. Perché quello veramente, cioè, potrebbe essere un uso, diciamo, di eventuali entrate ottimale. Cioè, dici, vabbè, voglio fare, mi compro, cosa saranno? 5 film che non ho visto usciti quest'anno. The Grudge, Fantasia, no, Fantasy Island, Deep, quello ambientato nelle profondità marine, un altro paio, insomma. Insomma, ragazzi, sono molto molto contento. Fatemi qualche domanda. Ah sì, poi parleremo di Crash Contagium e parleremo... Sicuramente parleremo... No, non sicuramente. Allora, se mi arriveranno degli spasmo, perché a quel punto li potrò vedere, sono già d'accordo con Alex Visani che facciamo una live, perché comunque... Sapete anche voi che, vabbè, la mia opinione magari vi interessa e quindi certo che ve la do, me li guardo tutti, però avere un espertone come Alex Visani fa sempre comodo, no? Io sono ben felice di avere esperti o comunque gente che... Oh, è luce fu. No, facciamo così, guarda, così, perfetto. Direttore della fotografia sono. Avere Alex Visani, che è un mega esperto, degli spasmo, del resto è lui che li porta in Italia o comunque li propone a Digit Movies per la pubblicazione. Quindi ci sarà una live con Visani e spero anche una live dedicata a Flash Contagion, che visto che siete qua con me, vi voglio svelare che a me è piaciuto. Vi dico solo questo, poi ci sono tantissimi aspetti di cui parlare,
E sono abbastanza contento che un mio contenuto sia in un film che non mi è dispiaciuto. Per cui, bene, sono contento, sono salvo. Nel senso, non dover parlare male di un film dove conosco bene, mi dà un grande sollievo. Poi non significa che io non lo faccia se ho delle conoscenze all'interno della troupe. Però, insomma, è sempre meglio quando si conoscono le persone che fanno i film. Non, se il film viene bene, sei contento, insomma. Quindi, film con gli zombie. Se, ci sarà un articolo su Dead Inferno, che è un film con gli zombie, a te potrebbe piacere sicuramente. Perché è veramente notevole sotto certi aspetti. Poi è uscito, cavolo, è uscito il gioco incredibile. Allora, la mia storia dell'Xbox. Io volevo fare me mega cose con l'Xbox Serie X. L'ho comprata al day one solo perché. Ciao, sono sul sito, ma non trovo la sezione dove vendi cappellini, eccetera. Ma guarda, se clicchi proprio il messaggio prima, Claudio, il messaggio prima del tuo c'è un link che ho messo io nella chat dove manda direttamente alle robe solo di NAQB, cioè il merch solo di NAQB. Mamma che bello. Posso solo godere come un riccio. È troppo bello. È veramente troppo bello. Più di così non posso aiutarti, nel senso che c'è un link dove vai direttamente a tutti i prodotti e c'è il cappellino anche. Cappellino non, veramente non male, non male. È proprio, è quasi identico a questo. Io questo qua è come lo portavo ai primi video, cioè con la visiera più dritta. Per cui l'ho anche portato per tanti video dell'inizio del canale. Poi non ha la rete, ma il tessuto, proprio come lo portavo all'inizio. Questo qua invece ha la rete perché avevo trovato questo modello. Mi piacerebbe però avere dei cappellini diversi, magari per ogni volta. Comunque appunto, mi piacerebbe anche fare delle cose un po' particolari, no? Quindi anche Limited Edition o. Però tutto sempre con dietro qualche idea carina, insomma, qualcosa che possa rappresentare questa community, che possa rappresentare un modo di pensare, un modo di vivere il cinema, o collaborazioni anche con chi stampa i film, tutto può essere. Ci devono essere i presupposti, l'amicizia, volersi bene. Io non faccio mai le cose per una convenienza, diciamo, economica o di fama, ma la faccio per una convenienza, emotiva, di amicizia e di. Io sì, sono avido di amore, di amicizia, cioè, di buoni sentimenti, di complimenti. Se mi fate complimenti io sono contento, cioè, se mi gratificate dicendomi che quello che faccio vi piace o lo ritenete di qualità, io sono contento, quindi va bene, questo è il mio pagamento. Per fortuna io ho un lavoro che mi piace ancora, nonostante 20 anni. Vabbè, i primi anni erano anni in cui dovevo imparare a farlo, adesso lo so fare. Mi piace lo stesso e mi basta per pagarmi da vivere, quindi. Questo è un grande vantaggio e mi rendo conto di essere fortunato rispetto ad altri. Fatemi sapere se avete comprato i prodotti, che vi ringrazierò. Che ne sono? Sono abbastanza tre? Beh, in effetti è un po' che siamo online. Ah, ragazzi, io sto cadendo a pezzi. Devo farmi vedere da qualcuno. Mago, ma dal mago. Il nascimento. Il mago non. A proposito di Congiuriani,
Parliamo di Congiuriani, visto che la giornata è a tema. Anzi, mi rimetto il cappello. Vorrei tagliare questo coso. Non vorrei romperlo. Ah! No, sapete che mi sono immaginato la scena io di che tiro questo filo, no, di plastica e mi trancia via le dita, tipo film horror. Ah! Non fatelo. Ecco. Tu vai là. Adesso non vorrei che l'altro cappellino si sentisse. Allora, cos'è che volevo dire? L'altro giorno pensavo, no? Sul discorso dei Warren che alla fine io ritengo che se tu sei convinto che i Warren siano degli eroi, fondamentalmente sei congiuriano perché i Warren in realtà sono. Cazzo, qua è finita la musica. Sai cosa faccio per ricordare i vecchi tempi? Metto l'album di Esa e Schizzo che mettevo sempre nelle live di una volta. Quando, insomma, se pensi questa cosa significa che tu pensi, vabbè, intanto che i fantasmi nelle case di questi poveracci ci sono veramente, ci siano stati veramente, e che questi due fossero veramente in grado in qualche maniera di risolvere la situazione. Cioè, vi rendete conto di quanto è assurda questa, diciamo, usando un termine scientifico, questa cazzata? Cioè, mi è venuto in mente, sapete che mi è venuto in mente pensando ai Warren? Mi è venuta in mente la Vanna Marchi che insieme a Don Nascimento vendeva l'acqua e sale lì, non so come cavolo funzionava, che era faceva un rito magico e le persone avevano paura che la Vanna Marchi gli facesse qualche maledizione e gli davano i soldi, pazzesco. Quindi mi è venuto in mente che Vanna Marchi non è congiuriana, anzi, no, no, anzi, per carità. Non è una marchia, è una donna furba. O dipende dai punti di vista. Comunque, appunto, lei non è che credesse a quello che faceva. E quindi, insomma, mi è venuto in mente che un po' erano i Warren erano un po' come Vanna Marchi e Don Nascimento che vendevano l'acqua magica, non lo so. Cioè, vendevano fuffa poi alla gente. Ah, un po' d'acqua, cavolo, ragazzi. Grandissima questa grafica, il Congiuriano. The Congiuriano is not my friend. Grandissima. Tra l'altro, mi sembra aver capito che se superi i 40 euro c'è la spedizione gratuita. Allora, non essendo proprio magliette da pochi soldi, ci mettete poco. Mettete una maglietta, un cappellino e avete la spedizione gratuita. Guardate, poi c'è anche lo sconto con il codice, l'ho scritto nel post, ve lo dico anche a voce, dai, così non facciamo i tirchi. Santa 20, Santa tutto maiuscolo 20, 20% di sconto. Spedizione gratuita, ordini superiori a 40 euro. Mentre invece la spedizione, diciamo all'estero, Europa, devi superare gli 80 euro per averla gratuita. Però non credo che avere follower oltre Europa, a parte qualche rarissimo caso. C'era un ragazzo americano che seguiva, italo-americano, che sapeva l'italiano, mi seguiva. Insomma, raga, o mi fate qualche domanda o io stacco, perché poi, vabbè, ci siamo divertiti, però poi non è che posso stare qua come un cucciolo a parlare da solo. Ma io ho visto live di Twitch dove la gente sta tipo. Si fa i beniamati cazzi suoi e la gente li guarda.
A me sinceramente io vorrei anche parlare di qualcosa anche con voi, con il vostro contributo. Niente, non riesco a mettere il cappello dritto quando sono di fronte a una webcam, è proprio tipo una mia. Ma non c'è modo di. Va bene, raga. Io direi che la live può finire qua. Sono molto contento di questa cosa. Vi faccio rivedere le magliette, vi faccio rivedere il cappellino. Allora, il cappellino, eccolo qua. Tac. Vediamo se così si vede meglio. Così. Guarda qua. Di qua c'è un logo, non so qual è. NAQB. NAQB. E di qua c'è Tabù. Poi c'è la maglietta, pregio. E scusate la luce qua, la fa sembrare grigia, invece la maglietta è nera, solo che la webcam non è molto clemente con noi. E poi c'è la felpa, mamma mia la felpa, mamma mia. Col cappuccio, in perfetto stile Gonz, con Giuliano is not my friend, sul cuore. E grafica sulla schiena, un po' in stile skater, come erano le felpe da skate di quando ero giovane a me, che infatti andavo in skate e avrei dovuto continuare, secondo me, però alla fine non l'ho fatto. Allora, ragazzi, questo è tutto per l'unboxing delle magliette ufficiali, cappellino. Felpa, insomma, il merch ufficiale di Non aprite questo blog, anticongiuriano, quindi se vi identificate in questo concetto, come vedete il logo di Non aprite questo blog è in piccolo, non è una promozione del sito, ma è una promozione di un'idea, di un concetto, quindi se vi interessa ve lo comprate, diffondete il verbo, un mega abbraccio, un grande ringraziamento ai miei Patreon. Dicevo, se volete diventare Patreon e sostenere, informatevi, ci sono tutti i link. Devo dire che è una cosa che apprezzo molto. Ringrazio i miei Patreon Massimo Bezzati, Davide Perin, che veramente fanno una cosa grandiosa. Sempre li ringrazierò, continuerò a ringraziarli. Forse se un giorno avrò 100 Patreon non potrò farlo. Cioè stare a ringraziare 100 persone. Magari farò un video apposta e dico tutti i nomi delle 100 persone. Anche perché se uno ha 100 Patreon, cazzo, vuol dire che guadagna, quindi deve fare qualcosa. Ringrazio comunque anche tutti gli altri perché sono importantissimi i like che mi mettete, le condivisioni, il supporto, l'amore, l'amicizia, eccetera. E ci saranno tante novità e che ho poche, sono vecchio, ho poche energie e cerco di fare una cosa alla volta. Quindi in realtà se potessi farei veramente 300.000 cose ogni giorno in più, nuovi progetti, però purtroppo l'energia che ho è questa, ma intendo un'energia mentale che non riesco a stare dietro a tutto, considerate che lavoro e ho un figlio e quindi. Vi assicuro che chi è padre come me sa che i figli sono la cosa più bella del mondo, ma anche un grande impegno cerebrale, proprio mentale, oltre che fisico. Ma il fisico si può stressare molto di più della mente. Che bello, ragazzi, sono felice. Questo progetto mi sta rendendo una persona più come voglio essere. Grazie a tutti. E grazie anche a Esa per la sua musica che ci accompagna ormai da tante live. Esa e anche gli amici Mani Pulite che ormai sono il sottofondo delle mie live sempre. Un abbraccio a tutti e
Cosa posso dire? Rispetta nella Roma, visto che siamo in tema. Rispetta nella Roma DNAQB e di OTR ESA è il presidente. Rispettate la Roma. Cari miei congiuriani, vi voglio bene lo stesso, vi voglio bene lo stesso, vi voglio bene. Questo lo dovete capire, non è odio, è compassione la mia. E potete sempre fare il salto dall'altra parte, venire. Anzi, apriremo uno sportello per i congiuriani che vogliono. Non, vogliono venire a dire: io non voglio più essere congiuriano, aiutami! Salvami, salva la mia anima! Apriamo lo sportello? Dai, questo è il prossimo progetto. Vi voglio bene. Grazie, 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 grazie. Yo, NAQB, tabù. Insieme per spaccare. Ciao Gonz. E a sto giro ero poco partecipe. Comunque bellissimo match. Mi sa che prendo la t-shirt. Grande. Vi voglio vedere tutti con la t-shirt. Dobbiamo fargli paura. Dobbiamo fargli capire che devono stare muti. Muti. I congiuriani muti. Grazie ragazzi. Stacco. Ma tornerò presto, farò molti più live, come vedete ne sto facendo tante di più. E a proposito, seguitemi anche su TikTok, perché voglio fare cose belle su quel social dimenticatti. Un social dimenticatti. Però il mondo si può salvare, noi lo possiamo salvare. Hai trovato anche la mascherina NAQB, vedi, questa è la chicca. Guarda, grande Claudio che hai scovato, il nostro Claudio. Grande. Ciao, un abbraccio a tutti. Come lo faccio male l'occhiolino io proprio.